Antonio Vacca, ci avevi già provato con l'Akragas, poi il guardalinee ti ha tolto la soddisfazione del gol. Stavolta invece non si poteva annullare questo gol. No, questa volta no, perché è arrivato da fuori area, quindi non c'era modo di annullare il gol. Con l'Akragas purtroppo ero qualche centimetro oltre, mi hanno negato la già del gol. Era una festa oggi allo Zaccheria che riapriva i tifosi, è stata una festa anche in campo. Sì, è stato bello, abbiamo avvertito la vicinanza dei tifosi già dal riscaldamento che per noi è molto importante. Speriamo che quando giocheremo in casa saranno sempre in tanti a seguirci. Che cosa è cambiato rispetto al poker subito a Castellammare, poker nel quale tu non hai partecipato? Vabbè, è cambiato tanto, è cambiato che abbiamo giocato in casa e lì abbiamo giocato su un campo sintetico contro un'ottima squadra che è la Juve Stabia, che sembrerebbe stia lottando anche lei per il primo posto. Oggi è cambiato che abbiamo affrontato la partita dal primo minuto con la massima intensità, con la massima concentrazione e anche con tanta umiltà. Stessa cosa che evidentemente accadrà lunedì a Lecce. Speriamo che accada anche lunedì a Lecce. Di sicuro siamo abbastanza maturi, andremo lì con la massima umiltà e vedremo di fare una buona partita. Abbiamo parlato dell'Akragas prima, quanto ti sei mangiato le mani per quell'espulsione nel finale che ti è costata la trasferta di Castellammare? Se parlo prendo un altro mese di squalifica, però mi sono mangiato le mani anche perché sarebbe venuto a vedermi tutta la mia famiglia e anche sarebbe venuto mio nonno che purtroppo non può venire fino a Foggia, quindi sono rimasto davvero male.